Niente, allora, questa è la conclusione di un percorso che è nato ovviamente l'anno scorso. Sapete benissimo che il sindaco Brugnaro, il sindaco della città metropolitana Brugnaro, aveva deciso di destinare 89 milioni per i comuni dell'area metropolitana, poi abbiamo partecipato, siamo rientrati con dei requisiti anche a questo finanziamento e per Chioggia erano stati destinati questi 5.227.000 euro che poi sono stati ovviamente divisi in base agli interventi e come avevo detto ancora l'anno scorso l'amministrazione comunale ha volutamente deciso di destinare tutti questi fondi del PNRR per il verde pubblico, proprio dedicandolo al verde. Perché? Perché basta vedere un po' chi vive la città, si rende conto che questa città, oltre ad essere carente in tema di infrastrutture di collegamento verso la nostra città, e mi riferisco ovviamente al problema della Romea, siamo anche abbastanza carenti, ecco, dal punto di vista del verde pubblico. C'è sempre più gente che chiede piante, chiede verde. Noi abbiamo siamo stati tranquilli in questi primi due anni perché abbiamo anche subito delle critiche magari, no, sulla questione del verde pubblico, però abbiamo appunto deciso di dedicare questi soldi al verde pubblico, alla riqualificazione di alcune aree della nostra città. Ecco, dopo ovviamente in corso d'opera sono stati rivisti anche dei progetti anche su input della città metropolitana, perché il PNRR è bello parlare di PNRR, però credetemi che non è una passeggiata. E per questo ringrazio veramente, oltre che i progettisti che poi saranno i protagonisti di questa giornata, ringrazio veramente la dottoressa Ballarin e l'ingegnere Napetti, perché hanno come dirigenti ovviamente lavorato in maniera importante per questo progetto. Anche l'ingegner Stefano Penzo è intervenuto in una fase, diciamo, di progettazione, però quello che ci tengo veramente a dire è ringraziare tutti veramente, perché qui ha vinto il gioco di squadra. Perché nessuno è stato escluso e ha vinto veramente il gioco di squadra, perché la dottoressa Ballarin all'inizio era partita perché aveva anche il verde e abbiamo pensato anche proprio ai temi sociali, quindi dell'inclusività, poi sarà più precisa magari anche Serena. Quindi c'è veramente un lavoro di tanti dirigenti, ecco, due o tre dirigenti del comune che hanno lavorato assieme gomito a gomito e che hanno portato a compimento veramente, grazie poi ai progettisti che hanno tradotto la volontà dell'amministrazione, l'impegno degli uffici tecnici in quello che adesso vedrete. Ecco, è veramente un passo in avanti perché traccia veramente il futuro del verde della nostra città. Perché? Perché sulla scia delle idee innovative anche che hanno portato loro, ecco, su questa scia qualsiasi sia l'amministrazione comunale, ora ci siamo noi, fra altri anni ce ne saranno altri, però questo sì, che sia un solco, diciamo, un tracciato da seguire anche per il futuro, perché credetemi, io quando ho visto questi progetti, specialmente quello della zona centrale, ecco, sono rimasto chiaramente piacevolmente colpito. Ecco, non voglio aggiungere altro perché poi parleranno loro, parleranno anche le immagini. I lavori partiranno nei prossimi giorni, ci saranno già dei sopralluoghi tecnici, quindi tra l'impresa, tra i progettisti e tra gli uffici comunali. C'è anche la dottoressa Vendranin, che è anche la funzionaria, diciamo, dell'ufficio ambiente, Nazareno è in ferie, bene, e quindi ripeto, ci saranno incontri tecnici solo per definire un programma, i tempi di realizzazione, perché quando si parla di verde pubblico ci sono le stagioni, ci sono da tenere, cioè si devono considerare anche tante ovviamente cose che magari a noi sfuggono, però ovviamente chi è dedicato al verde le conosce bene, anche di piantumazione, tutte queste cose qua. Basta, non voglio aggiungere veramente altro, do parola a Serena De Perini e approfitto anche di questo momento perché avremo una conferenza stampa il giorno 11 che riguarderà l'Arena Duse, la copertura, tutto il progetto dell'Arena Duse, e poi avremo un'altra conferenza stampa il 18, poi Dorotea manderà comunque le convocazioni, il giorno 18, e parleremo ovviamente del master plan della cittadella dello sport. E lì andremo veramente a definire un'altra cosa importantissima della nostra città, proprio la carenza di infrastrutture sportive, e noi andremo a prevedere dei progetti che verranno buoni anche per il futuro, da qui ai prossimi 20 anni, anche se speriamo prima. Bene, grazie a tutti, parola a Serena De Perini.
Grazie Sindaco, mi permetto di aggiungermi ai assoluti doverosi ringraziamenti degli uffici, anche la dottoressa Elena Bibian che non vedo qui oggi, so che ha seguito da vicino questo progetto, quindi hai detto bene, assolutamente è un lavoro di squadra che ci porta qui oggi con questo importantissimo progetto da 5 milioni di euro, quindi sicuramente un intervento molto importante. Un intervento che sarà dislocato, adesso io non dirò molto, poi ci saranno i nostri tecnici qui che sapranno spiegare molto meglio e dettagliatamente il tipo di interventi, ma comunque degli interventi che appunto dislocati vedranno le frazioni coinvolte. Quindi molto brevemente Viale Nazioni Unite, quindi Calino, dove tutto il viale sarà dell'Isola Verde, dove tutto il viale sarà riqualificato con nuove piantumazioni, Sant'Anna con la creazione proprio di una bella area verde, Valli con la riqualificazione del giardino barra giardini per la conformazione particolare di via Limonio, via Salcio, stiamo parlando di quei giardini lì, che vedranno anche un'area sgambamento cani, e per poi passare all'intervento su quella che ormai viene denominata zona arena, ma abbiamo visto che ha un'estensione veramente importante. Riguarda praticamente tutto quel blocco centrale di Sottomarina. Inutile dire quanto sia importante creare e curare, riqualificare delle aree verdi nel nostro territorio. Come assessore all'ambiente sono veramente orgogliosa di questo progetto per tutte le nuove piantumazioni. Adesso io ho fatto un conto a spanne, ma saremo sui 250 nuovi alberi che noi andremo a piantare sul nostro territorio. Ho fatto anche qualche battuta con i tecnici, perché è la battuta poi che viene fatta a noi, mi raccomando, non alberelli ma degli alberi importanti, e quindi su questo ho avuto le assicurazioni, poi spiegheranno ancora meglio e quanto importante sia anche dal punto di vista dell'aggregazione sociale avere questi nuovi spazi, dove ricordo è tutto puntato all'inclusività. Ci tengo a sottolineare quindi anche come le giostre, le installazioni che verranno fatte su questi parchi saranno assolutamente all'insegna dell'inclusività. Quindi io lascerei veramente la parola ai tecnici perché potessero illustrare quello che... Ok, quindi lascio la parola a Sandro e poi appunto perché possano spiegare più dettagliatamente questi tipi di interventi. Mi auguro che le mamme, poi vedendo, leggendo, si tranquillizzino perché sanno che nei giardini, ovviamente queste frazioni, ma specialmente i giardini centrali di Sottomarina, verranno veramente sistemati, ma veramente bene. Ecco, quindi mi rivolgo poi a chi andrà ad usufruire di questi giardini che ne abbiano comunque cura, perché se le cose si trattano bene, durano nel tempo, e allora c'è anche la soddisfazione di fare questi interventi, altrimenti se poi si distruggono, come non dico spesso avviene per fortuna, ma come accade ogni tanto, ci vuole ovviamente il rispetto di tutto quello che c'è. Non so se Sandro Maragon vuole aggiungere qualcosa, altrimenti poi noi diamo la parola. Vai Sandro. Sì, buongiorno a tutti, scuso per la non presenza alla conferenza, perché mi ha fatto molto piacere essere qui collegato. Allora, credo sia veramente un progetto importante per la nostra città e dimostra, come dicevo di Sindaco e anche Serena, che il gioco di squadra porta sempre risultati veramente importanti. Qui ci vedono coinvolti, praticamente tutti i nostri referati, che si parla di ambiente, di lavoro pubblici, di lavori pubblici, territorio e sociale. E mi fermo su questo punto principalmente, perché la finalità del progetto è per quanto riguarda l'aggregazione, la socializzazione, e per quanto riguarda progetti sugli anziani, gli spazi dedicati agli anziani che hanno delle patologie dell'età, praticamente varie demenze e senili. Ecco che anche la zona vicino alla casa di riposo è veramente importante. E il progetto che riguarda la disabilità, quindi avremo degli spazi dedicati a ragazzi per i 15 anni, dove i genitori potranno portare là e sapranno che sono sui luoghi sicuri anche. Passare il tempo, insomma, su un ambiente tranquillo e preparato.
Quindi veramente mi fermo qui, è stato veramente importante questo progetto della città, perché credo che è una svolta. E soprattutto dimostra ancora una volta come questa amministrazione, per quanto riguarda le persone più fragili, è molto attenta. Quindi mi riferisco agli anziani, ai sociali, ai ragazzi, ai disabili. Quindi grazie ai progettisti, adesso un'altra sfida sarà la gestione dopo di tutte queste progettualità che noi sicuramente saremo pronti e presenti. Grazie. Que- evidenzio insomma che andremo a riqualificare delle zone degradate come finalità ovviamente di socializzazione, e uno dei requisiti cardine erano proprio quelli dell'inclusività. Ecco, quindi è su questo ovviamente si sono mossi poi gli uffici e anche ovviamente i progettisti. Quindi ci tengo a dire e a specificare questa cosa. Prego. Bene, allora mi avvicino un po' al monitor che riesco a vedere. Intanto grazie signor Sindaco, grazie all'assessore, un grazie speciale a Eugenia Lucio Lampetti, che in un momento complesso di quando il PNRR, come dire, richiedeva tempi veloci, assieme siamo riusciti a tenere appunto, ottenere questo risultato, cosa non facilissima. Quindi insomma, su questo c'è stata una integrazione non comune tra gli uffici pubblici e noi come tecnici, come studio che è associato. Quindi su questa cosa qui è un paradigma che molte volte funziona, altre volte no. In questo caso ha funzionato, e quindi un grazie speciale. Per noi è stata un'occasione interessantissima, perché veramente il PNRR in questi casi ha un significato sociale, ha un significato di inclusività, perché nelle aree verdi, nelle aree recuperate, come rigenerazione urbana, si ricreano proprio le possibilità di dare quel tessuto sociale che c'è già tantissimo in questa città, che comunque aiuta moltissimo a poter usare gli spazi. Sono spazi che in questo momento sono usati, però con possibilità di una riqualificazione importante. Ecco, questi sono ovviamente tutti quanti i riferimenti che poi manderemo di chi ha partecipato a questo lavoro. E con me oggi c'è l'architetto Semin Cho, che lavora con noi anche associati da tanti anni, e l'architetto Lorenzo Ortolani, che si occupa tra l'altro della parte verde, perché ha una formazione paesaggistica e botanica. Le aree che sono state richieste in riqualificazione sono quelle che avevamo citato prima, e quindi Valle di Chioggia, Isola Verde, Sant'Anna e l'ambito della Granduja come insieme di aree. Sono state viste tutte come un'unica grande occasione, quindi non esiste una parte più importante o meno importante. Cioè, nonostante siano aree più grandi o più piccole, sono state prese tutte con la massima importanza e qualità, perché anche nelle aree, diciamo, di frazioni, parte di città, avere questi spazi verdi ovviamente è molto importante. Sull'area di progetto, quindi, abbiamo immaginato su questi quattro ambienti, che poi vediamo uno a uno, degli interventi che con il finanziamento europeo prendesse appunto spunto da questa inclusività. Inclusività che viene anche negli spazi, anche per l'accessibilità, e quindi la possibilità di avere anche dei giochi e giostre che siano accessibili anche a bambini con disabilità e a comunque a famiglie che possano essere delicate. E questo proprio nell'ottica richiestoci questo proprio dall'amministrazione. Ecco, la prima che vediamo è quella di Valle di Chioggia. Valle di Chioggia sono due aree sostanzialmente che hanno circa 5.700 metri quadri, una superficie appunto di gioco di 200 metri quadrati e con delle postazioni anche per la possibilità di spazi. Qui si pensava anche una zona, poi si diceva, per lo momento per i cani, quindi l'attività che ci offre per stare avere un suo spazio. E sono interventi puntuali ma di qualità, in cui appunto gli interventi di alto fusto o medio fusto daranno, oltre al verde e a terra, una qualità comunque sensibile. Interessante che per tutte queste aree, nella parte diciamo di bando, ci sia anche il primo anno di manutenzione compresa, quindi tutte le aree che saranno oggetto di riqualificazione avranno anche un anno comprensivo della manutenzione della stessa impresa che realizzerà l'opera specializzata in verde, e quindi le prime parti di piantumazione del primo anno, che sono le più delicate, saranno mantenute in tutta una serie di interventi programmati. Ecco, Isola Verde è una parte, diciamo, che è più un
elemento longilineo che prende, diciamo, una parte di strada con degli elementi già qualificati negli anni precedenti e che adesso ha bisogno di interventi su le aree, diciamo, sia di alto fusto che di pavimentazione. E quindi abbiamo tutta questa quest'asse che verrà riqualificata nella zona di Isole. Ecco, poi abbiamo quindi anche qui c'è un intervento di manutenzione della strada, nuove avvenature, una realizzazione di un impianto di irrigazione, perché questi interventi, se non hanno un supporto anche di infrastrutture, quindi in questo caso di irrigazione o di quello che ne consegue, sono interventi destinati a morire. Quindi in altre amministrazioni abbiamo visto che negli anni passati ci sono stati questi problemi e la cosa più delicata è che al di là del primo effetto, questo sia un effetto da mantenere negli anni. Questo intervento invece a Sant'Anna, che anche qui è cerniera, diciamo, tra la Romea e la parte, diciamo, delle scuole esistenti, quindi diventa un'area verde di 6.200 metri quadrati con anche qui 16 aree più 150 metri quadrati di superficie, 3 postazioni picnic e una recinzione che ne consente anche un po' il controllo e diventerà una zona anche distante le scuole molto interessante, che potrà dare un buon nome verde anche alla parte, diciamo, di uso scolastico. Per la prima d'uso adesso lascio la parola anche all'architetto Seguncio, che ci spiega un po' la filosofia e l'intervento, perché è un intervento, questo ovviamente di scala maggiore, che si innesta con anche il recupero della prima d'uso, che fa parte di un altro fondo finanziato del PNRR, nei quali si innestano sia la scuola che la parte sopra di Viale Umbria, quindi la parte che stanno ai bordi verrà comunque ovviamente qualificate, e un intervento, diciamo, un po' più architettonico esteso, perché riguarda un maggior numero ovviamente di attivazioni di strada estensione, sono 155.000 metri quadri di superficie, insomma sono 136 alberi di medio e alto fusto, quindi è un intervento interessante. Se vogliamo vedere un po' la parte architettonica, se vuoi un po' la filosofia di questo intervento. Allora, questa area qua è un'area d'aduse che siamo legati molto con il contesto che ci siamo lasciati fino adesso, riguardando, diciamo, l'area doveva essere un'aggregazione per i cittadini, con anche la parola PNRR, resilienza, che ci serviva anche in questa area di dare una sorta di popolo in area. E la partenza di nostra idea è di dare anche utilizzo di alcuni spazi vuoti, come lasciate solamente il prato, ma in realtà è una potenzialità che avvicinamento anche dal lungomare, quindi dalla spiaggia, oppure dal centro di Chioggia, oppure anche la sottomarina, circondato da scuole, le strutture per gli anziani che condussero anche all'interno di questa area, che dove si vede quella freccetta, aree tematiche che chiamiamo, lì sono abbastanza attrezzate anche per tutte le, diciamo, necessarie che andremo a sviluppare, poi andremo a vedere il successivo slide. Poi c'è l'area parco Pineta Urbana, che lì andremo a fare maggior parte di interventi per automazione, archi, fusti, anche quelli che creano proprio area o ombreggiatura, e così abbiamo visto prima circa 136 alberi di piantumazione. 136 qui, no, solo questa area qua, l'area qui, l'area 136 c'è l'assessore per tutte le aree. Grazie. Poi tra l'altro qua abbiamo rivisitato anche la parte parcheggio con insegnamento ecosostenibile, quindi nel futuro possa diventare non solamente come un'area parcheggio estesa, ma in realtà erano fa parte dell'integrazione dell'utilizzo del parco complessivo, che andremo a vedere anche un'altra area che si chiama, che abbiamo dato, Teatro all'Aperto, non è
un semplice teatro, ma dove diventa proprio un'area aggregazione di tutti, o bambini, la famiglia, i cittadini possono fare una passeggiata connesso tra area centro tematiche insieme con area all'aperto. Ma credo sarà anche un'occasione di fare un parco fotovoltaico, quindi ci sarà anche la parte fotovoltaica, quindi sarà sostenibile esso stesso attraverso. La parte più importante che abbiamo è quel mondo dell'area verde attrezzata, quindi dove ci saranno aree tematiche per i bambini, anche riguardante anche i bambini disabili, per la famiglia, poi un'altra area qua anche per anziani, che è una sorta di tre ambiti messi insieme in un'area sotto forma della collinetta, quindi in un'area un po' protetta. Poi nel frattempo tutti possono fare passeggiata intorno a quest'area qua, poi che si vedono là in fondo che è un'area, il cosiddetto teatro aperto, che connesse visivamente qua. Ok, queste sono quindi delle zone che creano delle forme all'interno di questo parco con un'immagine, diciamo, internazionale, cioè il fatto di creare delle aree dove si può giocare oppure stare all'ombra o comunque usare il parco in modi diversi. Quindi abbiamo immaginato questi elementi che si inseriscono in quell'area già esistente e riqualificano alcuni percorsi che già erano stati fatti precedentemente. Ci sono i percorsi all'interno dell'area verde dell'arena che in questo momento sono interclusi perché non è utilizzata, che erano stati fatti con delle qualità dei materiali anche molto interessanti, cioè ci sono percorsi in porfido, sono elementi ancora, per dire, ancora ben tenuti che verranno recuperati. E quindi queste nuove anche aree dialogheranno con quelli che sono i percorsi esistenti. Avremo quindi una completa immagine diversa di quello che è il paesaggio e anche la possibilità di ospitare chi stazionerà presso gli stabilimenti balneari o vorrà stare all'interno delle ore più calde o meno, oppure chi vuole stare comunque nei periodi anche buoni. Quindi diventa un parco vero e proprio. Ovviamente con il tempo poi anche la crescita della parte amministrativa ci vedrà negli anni. Insomma, è una programmazione che la città di Chioggia ha voluto fare e che crea proprio la giusta direzione per creare un parco urbano di qualità. Vediamo un po' se c'è quella nuova. Queste sono delle viste, poi vi forniremo attraverso appunto dei link che diamo anche alla sede della stampa, la possibilità di esatto, abbiamo la scheda di progetto, abbiamo le immagini, quindi potrete poi, se avete piacere, pubblicare alcune di queste con un'altra definizione. Queste sono ad esempio le aree dove ci sono le possibilità di fare dei piccoli spettacoli anche all'aperto, comunque di stare in queste zone, oppure le altre bolle, no? Le altre zone che abbiamo visto per i giochi. Cosa interessante è che appunto questa programmazione del verde è stata vista come un elemento integrato rispetto ad altri interventi, come ad esempio l'Arena Bruse o altri generazioni, diciamo, di quartiere, che è un po' il segreto vincente di quando i progetti hanno un'idea generale, cioè non è soltanto l'intervento puntuale del piccolo giardino o del giardino della scuoletta, cioè questa è stata un'idea, come dire, organica in cui il verde fa parte di uno start sociale in questo senso. E sono poche le occasioni di questi interventi, l'abbiamo visto qui, in altri comuni, ma è un'idea veramente che prende quello che è l'idea di PNR, cioè l'idea di non utilizzare solo i fondi tanto per mettere a posto una cosa, ma per immaginare una programmazione anche sociale degli spazi. E attraverso il verde si è visto quanto le connessioni sociali poi funzionano, la possibilità per i ragazzi di poter avere gli spazi, la possibilità degli anziani di poter stare in un posto gradevole, sono luoghi importanti per l'aggregazione della società. Su questo ci crediamo molto, insomma, come c'è l'amministrazione, sì. E quando dovrebbero essere ultimati i lavori? Avete detto che inizieranno a breve? Sì, allora abbiamo un anno e mezzo, due anni al massimo. L'impresa pensa di comprimere questa cosa perché nelle stagioni invernali, cioè adesso, si è già disponibile a partire in contemporanea con diversi lotti. Quindi la programmazione adesso la stiamo studiando con questi incontri tecnici che faremo. Però nel periodo già invernale normalmente loro lavorano molto perché è un periodo buono, come il periodo autunnale. Quindi adesso abbiamo proprio gli incontri anche con General Benti questa settimana e la prossima per stendere un cronoprogramma, condividerlo e dare una tempistica molto stretta.
anche perché ci sono i tempi contingentati, quindi cioè bisogna spendere, bisogna fare dei tempi e insomma è una sicurezza questa cosa rispetto a tante altre. Quindi cercare di dare un'altra area alla nostra città che adesso non è utilizzata, perché di fatto quell'area è inutilizzata. Quindi anche quella di Sant'Anna, se avete visto, è inutilizzata. Quindi stiamo cercando di riqualificare zone e dare zone in più ovviamente alla nostra città. Scusate, il rendering, ho capito che si parlerà in un'altra occasione, ma il rendering che si è visto dell'Arena Tuse è proprio il progetto che lo è visto. Sì, è qui, è un. E quello, anche quella sarà una copertura fotovoltaica, consentirà ovviamente gli spettacoli anche quando ci saranno piogge e altre cose, che viene coperta, non è chiusa l'arena completamente, la spiegheremo meglio in conferenza stampa la prossima volta, e comunque anche quello finanziato e già con cantierato, perché praticamente inizia il lavoro anche di quello. Quindi le due cose dialogano. Chiedo, mi scusi un'altra cosa sull'impianto fotovoltaico, e poi è previsto anche nel progetto anche l'accumulo di energia o assolutamente? Ci sarà una parte di storage, probabilmente sì, ma comunque è per creare anche la possibilità di averlo sia nell'area che nell'arena, quindi diventa un sostegno. Che, ed è parte del progetto che avete? È parte del progetto. 5 milioni sono quello del parcheggio è all'interno del progetto verde, quello invece dell'arena, l'arena fa parte dell'arena, sono è una distinti ma lavorano insieme. E quello quanti milioni è? Erano altri 4 milioni.
Quindi 10 milioni circa. Eh sì, però cosa è andata? Pensa poco. E poi l'arena dovremo anche trovare come amministrazione comunale altre risorse per definire la parte interna, poi perché ci sono i gradoni che non sono più a norma, cioè ci sono altri interventi che necessitano sicuramente di ulteriori finanziamenti extra PNRR, però la parte principale ovviamente la fa la copertura. Anche lì tutti quanti, ma la fate e poi l'abbandonate, no? Lì dovremo ovviamente gestire l'arena, come che potrà essere un domani anche Teatro Astra, gestirlo sì come amministrazione, come fondazione, visto che stiamo lavorando anche con la fondazione, però chiaramente appoggiarci anche a ovviamente associazioni, professionisti che si occupano di concerti, di rassegne teatrali, Valli, Sant'Anna, Isola Verde. Isola Verde è una parte importante perché è una località turistica, cioè, diciamo, ci sono residenti anche d'inverno a Isola Verde, però ovviamente d'estate c'è il pienone. Quindi Valli, Sant'Anna, importante dare risposte anche a loro, e poi la parte centrale, insomma, di Sottomarina. Se posso aggiungere una cosa, il progetto che abbiamo visto, cioè questo sul recupero delle aree verdi, 5.276.000 euro rotti di PNRR, comprende altri due interventi, in realtà è stato diviso in tre interventi specifici. Questo è quello sul verde, poi insieme alla collega Daniela Ballarin abbiamo sviluppato anche il recupero dal punto di vista dell'efficientamento energetico e impiantistico del fitness, che è quella palestra che sta sempre nella zona a ridosso dell'arena, vicino al parcheggio a est dell'arena, e il recupero dei due esagoni che sono all'interno dell'area verde di pertinenza dell'ex colonia della Croce Rossa. Sono quelle due pagode, quei due padiglioni che un tempo venivano utilizzati nel contesto della Croce Rossa, del compendio della Croce Rossa, come spazi di aggregazione, che poi col tempo, a causa della mancata manutenzione, sono andati sostanzialmente perduti ad utilizzo, perché hanno avuto vicende che si sono susseguite e li hanno portati a uno stato di degrado per il quale non era più possibile utilizzarli, che sono oggetto di una quota parte di quei fondi di investimento che invece riferiscono alla misura che stiamo analizzando oggi di PNRR. Quindi tutto il progetto complessivamente interesserà questo delle aree verdi più gli altri due interventi, uno sul fitness per 450.000 euro e altri 250.000 euro invece sono destinati a questo recupero funzionale delle aree e dell'ambito invece all'interno della pertinenza dell'ex colonia della Croce Rossa. Giusto per dare un completamento al quadro, poi abbiamo visto invece la parte esclusivamente di lavori delle aree verdi ha un impegno di spesa, ha un costo di 3 milioni e 300 mila euro circa, sì, che vanno sommati agli altri due. E che altro? Si chiedeva prima la fine dei lavori dovrà essere necessariamente entro il 30 giugno del 2026 per questioni di PNRR, perché è una delle prescrizioni che l'utilizzo di queste risorse ha, insomma, compreso il rendiconto. Del progetto delle aree verdi noi abbiamo fatto contestualmente alla sottoscrizione del contratto anche la consegna dei lavori, daremo poi un effettivo inizio dei lavori non appena avremo effettuato quel sopralluogo di cui parlava prima l'architetto Carrano, e in modo che si possa partire non appena avremo concordato un cronoprogramma e una serie di è individuato le aree di intervento su cui iniziare, però sostanzialmente l'appalto è già in essere e i lavori ufficiosamente consegnati. Poi non so se vuole aggiungere qualcosa invece Daniela sulla nascita di questo intervento, che è partito dal sociale come misura di inclusione. Sì, ma la titolarità in realtà rientra a partire proprio ai servizi sociali, perché una delle finalità che bisognava rispettare nell'ambito dei piani integrati era proprio il recupero di aree in condizioni di degrado da destinare alla socializzazione e all'inclusione. Quindi abbiamo iniziato un percorso di rilevazione dei bisogni concertato con le realtà associative del territorio, tra cui anche le istituzioni scolastiche, e emersa proprio l'esigenza e l'opportunità di valorizzare, e l'amministrazione ha sposato immediatamente
questo input, quell'immensa area verde che poi comprende anche i giardini di Viale Umbria, per realizzare dei luoghi di aggregazione, socializzazione, ritrovo, oltre che per i giovani, oltre che per i turisti, anche per famiglie che potessero trovare lì un punto dedicato per i propri familiari portatori di disabilità, quali la demenza, piuttosto che, quindi ci sarà anche la valorizzazione all'interno di quell'area di spazi proprio dedicati, li chiamano giardini terapeutici, insomma, a misura di questi soggetti. Abbiamo lavorato in sinergia trasversalmente ed è frutto, ecco, di una collaborazione che ci auspichiamo possa dare i propri risultati anche in futuro, non solo in questo ambito, bensì anche in altri contesti, visto che unendo le forze si ottengono anche poi maggiori risultati, e grazie all'amministrazione che ovviamente ci ha sostenuto, ha condiviso e ci ha supportato, oltre che supportato, in questo cammino, in questo percorso. Un ringraziamento mi permetto di lanciare anche ai colleghi dell'ufficio ragioneria, perché sono stati dietro le quinte, però sono veramente uno strumento prezioso, imprescindibile, e in alcuni momenti di criticità sono stati veramente dalla nostra parte, e quindi grazie anche a loro. E grazie allo studio, perché ci ha superato questa follia che ci siamo ritrovati. Abbiamo cercato di veramente di sfruttare queste occasioni, infatti proprio la zona dell'arena, poi il prossimo lunedì ci saranno loro che parleranno proprio dell'arena, quindi non abbiamo disperso energie, nel senso chiamo uno da una parte, fai dall'altra, abbiamo cercato veramente di, abbiamo pensato una cosa generale, ecco, proprio del contesto completo della zona dell'arena, non abbiamo fatto pezzettini, abbiamo raggruppato, pensiamo di aver fatto veramente un bel lavoro, che ripeto non è fantascienza, è una cosa che vedremo fra 20 anni, cioè il termine è giugno 2026, quindi una cosa è certa, entro il giugno del 2006 sarà tutto fatto, però come diceva prima l'ingegner Carano, qui l'impresa che interverrà proprio sul discorso verde vuole proprio restringere i tempi, perché ovviamente quelli delle frazioni non sono territori vastissimi chiaramente per intervenire, quindi nelle frazioni io conto che si possono attivare presto, e quindi i lavori partiranno insomma. Sì, certo che nel giro di 2 anni il centro sottomarino cambia completamente, tra la parte di via del Boschetto, la parte di via del Boschetto, e poi c'è sempre l'incognita che ovviamente stiamo valutando dell'area dell'ex Cichito, perché anche quella è un'area molto importante per la nostra città, poi pensate ai lavori che stanno facendo in Piazzale Europa, quindi tutta quella zona andrà comunque rivista. Ecco, questa è chiara la nostra volontà, abbiamo avuto la fiducia dei cittadini per fare le cose, non per non farle, ecco, questa è la nostra direzione, continuiamo su questo, poi lunedì prossimo vedrete, e lunedì 18 vedrete anche quello che sarà veramente l'idea nostra del futuro del mondo dello sport. Ecco, lì credo che rimarrete incantati anche da quell'intervento, da quel master plan. Molto, molto. Ecco, che l'ingegner Carano ha già avuto modo di vedere di vari incontri. Molto bello. Ecco, però vuol dire dare veramente qualcosa di concreto alla nostra città per il futuro dedicato allo sport, chiaramente.